Ilenia Moro, miglior giocatrice di questo match, Pinerolo Roma, una grande risposta dell'Union Volley. Se pensiamo al derby della scorsa settimana, la squadra ha risposto alla grande con un 3-0 davvero perentorio. Sì, assolutamente sì, dovevamo mettere subito la testa dopo la partita persa a Chieri a testa a Roma e abbiamo lavorato benissimo in questa settimana e è stata tutta una crescita fino ad arrivare a oggi e abbiamo dimostrato di essere cresciute, ecco. MVP di questo match, una grande soddisfazione anche per te, so che pensate alla squadra, il team è molto importante, però dai, è stato bello, no? Sì, assolutamente. E scorsa settimana il nostro allenatore aveva fatto appunto un discorso, no? Che spesso si premia un MVP, ma è un lavoro di tutta la squadra. E lui un po' per gioco ha detto ogni tanto, magari il martedì, posso dire anch'io il mio MVP. Però assolutamente è una grandissima soddisfazione, è il primo in una carriera, è il primo qui a Pinerolo e ovviamente lo dedico a tutto il palazzetto, ai miei genitori e alla squadra. Grazie Elenia, grazie mille. Ervira Bici, un passo indietro rispetto alla vittoria della scorsa settimana, dove deve lavorare ancora Roma secondo te? Sì, arrivavamo da dalle partite giocate bene, fatte bene, con Bergamo 3-0 a casa, ma è diverso giocare a casa e giocare fuori casa. Aspettavamo già un Pinerolo entusiasta e con tanta fame di fare punti. Abbiamo giocato bene con parziali, non tutto tempo, abbiamo anche sbagliato tanto e loro sono stati più bravi e dobbiamo tornare in palestra di lavorare e aspettare un'altra partita importante. Dove può arrivare Roma Volley in questa stagione 2023-2024? Siamo una squadra non con tanti nomi ma con tanta voglia di fare bene e normalmente dobbiamo lavorare e fare ancora meglio. Penso che possiamo fare molto di meglio di quello che abbiamo fatto oggi, penso non è stato il nostro massimo. In bocca al lupo, grazie mille.